Oggi 5 settembre sono cominciati 5 giorni di presidio permanente che dal 5 al 9 settembre vedranno COBAS, inidonei, ITP, precari e quota 96 in piazza per rivendicare i propri diritti. Come sappiamo infatti il 9, che sarà il giorno culmine di questo presidio, ci sarà il Consiglio dei Ministri all'interno dei quali si discuterà del decreto scuola. Nell'ultimo incontro avuto il 3 settembre scorso con il ministro Maria Chiara Carrozza, il ministro ci ha assicurato che per gli inidonei e quindi per i precari naturalmente si sarebbero trovate le risorse. In questi giorni, dal 3 al 5, abbiamo avuto delle conferme in tal senso, ma mancano ancora all'appello i soldi per i colleghi e le colleghe di quota 96. Noi siamo qui, non molleremo fino al giorno 9 per vedere in quella situazione quali saranno le promesse rispettate da chi in questi mesi aveva detto che tutte le problematiche della scuola sarebbero state risolte. Invitiamo tutti a venire da oggi pomeriggio fino al 9 in piazza ogni giorno con noi per confermare il presidio permanente. No, questo lui non l'ha detto.